Voilà, voilà, eccoci qua cari amici della mia vita spaziale. Oggi una puntata dedicata ai nostri progetti, al nostro futuro. Scopriamo insieme come, con un bellissimo sito, subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Tutti noi abbiamo dei progetti riguardo al futuro, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista anche professionale. E magari ci poniamo degli obiettivi, per esempio, non so, più fatturato, tot clienti, oppure che ne so, anche obiettivi personali, come può essere cambiare casa, farci una vacanza da un certo punto di vista, andare a visitare tutte le nazioni del mondo. Insomma, ognuno può avere i suoi obiettivi. C'è un sito molto simpatico che ci aiuta a ricordarci come eravamo a quell'epoca. E questo è molto utile oggi, soprattutto in tempo di pandemia, siamo tutti un po', come dire, preoccupati e tutti in attesa che qualcosa cambi, in attesa del nostro futuro. Bene, questo sito, il link lo trovi nelle note dell'episodio, si chiama futureme.org ed è un sito che fa una cosa molto semplice. C'è una finestra nella quale tu puoi scrivere una lettera a te stesso, your future letter. Quindi tu puoi scrivere una lettera a te stesso nel futuro. Quindi scrivi quello che vuoi, scrivi i tuoi obiettivi, scrivi un sentimento, scrivi come ti trovi in questo momento, che cosa passa per la tua testa, lo metti nero su bianco in modo tale che rimane scritto. Poi, dopo che hai scritto questo testo, puoi chiedere all'applicazione di inviarti questo testo dopo un tot di tempo, per esempio dopo un anno, dopo 3 anni, dopo 5 anni, oppure in una data specifica. Quindi metti la tua mail, tu ti dimentichi di quello che hai scritto e tra 5 anni ti sarà recapitata nella tua casella di posta elettronica questa lettera che tu hai scritto a te stesso. Molto carino, perché ci fa capire questa applicazione come cambiamo nel tempo. Certe cose che per il momento sono importantissime per noi, per questo tempo, magari tra 5 anni cambia il mondo, cambia la vita, cambiamo noi stessi. Noi oggi rischiamo di assolutizzare certe situazioni ed è bello ricordare che 5 anni fa, 3 anni fa, 1 anno fa eravamo diversi. Quindi un'applicazione così molto leggera, ma nello stesso tempo molto pesante, perché riguarda noi stessi. Insomma, ti invito a provarla, perché è uno strumento carino che ci fa porre degli obiettivi, ci aiuta a porre degli obiettivi e poi ce li ricorda al tempo opportuno. Spero che anche questo semplice tool ti sia utile per la tua vita, per i tuoi progetti, anche per la tua vita professionale. Lo scopo di questo podcast è proprio aiutarti in tutto questo. Per questo vado a caccia nel web di novità, di cose interessanti, di strumenti che possano esserci utili. Lo scopo qual è? È quello di utilizzare il digitale al meglio nella nostra vita, di essere noi a utilizzarlo, non che lui utilizzi noi per vari motivi di violazione della privacy piuttosto che pubblicitari o altro. Sono strumenti che abbiamo in tasca, potentissimi, sono dei computer ormai che fanno qualsiasi cosa. Se noi diciamo a questi strumenti che cosa ci serve e come possono esserci utili, loro ci aiuteranno molto molto bene, a patto di conoscere applicazioni, di conoscere strumenti, tool, siti e quant'altro. Ho fatto ormai più di 300 puntate e quindi le puoi ascoltare tutte, sono molto brevi, dai 3, 5, 7 minuti, e così puoi scoprire cose nuove. Ci sono moltissime puntate che sono evergreen, perché sono strumenti che sono ancora lì, pronti all'uso. Magari ti serviva proprio quella cosa per fare quel determinato task e lì trovi l'applicazione giusta che fa il caso tuo, che può cambiare la tua vita e renderla sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.